Radio Radicale, siamo con Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia, responsabile immigrazione del gruppo parlamentare di Forza Italia, per parlare con lui di questa immagine di questi bambini sulla spiaggia di Zuara abbandonati per 3 giorni, privi di vita. Allora, noi siamo rimasti un po' tutti scioccati da queste immagini e volevo chiederle. Adesso che cosa succederà sul fronte dell'immigrazione e soprattutto se dobbiamo aspettarci il peggio dalla Libia e che garanzie sta dando il governo su questo fronte? Beh, innanzitutto è un'immagine tremenda che ovviamente scuote le coscienze di tutti noi, è un fallimento un po' di tutte quelle che sono state le politiche sull'immigrazione dell'Unione Europea. Finché si continuerà a scaricare solo sui paesi di frontiera come l'Italia e sui paesi di partenza come la Libia, i paesi dell'area MENA, il problema continueremo con i fallimenti. Forza Italia su questo ha una linea chiara. Il presupposto, diciamo, imprescindibile di ogni politica europea è il controllo dei confini e chiaramente il contrasto all'immigrazione clandestina. Al tempo stesso riteniamo indispensabile un nuovo rapporto con i paesi di partenza di questi migranti che deve svolgersi, diciamo, in maniera totalmente diversa, attraverso una sinergia totalmente diversa, quello che noi abbiamo chiamato una sorta di piano Marshall per l'Africa, con investimenti finanziati dalla Commissione europea nei paesi di origine. Perché? Perché questo può rappresentare anche un'opportunità per il nostro sistema produttivo. È in discussione a Bruxelles, se ne parla troppo poco, il nuovo patto europeo per le migrazioni, che secondo noi deve essere impostato all'insegna della solidarietà da un lato, ma anche della responsabilità, perché quello del controllo dei confini e in generale il tema dell'immigrazione non può che essere un tema con un necessario approccio comunitario, perché sull'immigrazione l'Europa, se continua con una politica disarticolata, rischia veramente di finire sugli scogli. Ecco, secondo lei Tripoli e anche il governo di Bengasi, che rapporto hanno con i trafficanti di esseri umani? E soprattutto se ritiene che il loro comportamento non sia stato proprio amichevole nei confronti del nostro paese, se guardiamo la vicenda dei pescherecci? Ripeto il concetto, dobbiamo avere una relazione più stretta con i paesi di transito, in particolare con la Libia e con la Tunisia. Sappiamo che in Libia è in corso questo delicato processo che porterà alle elezioni del 24 dicembre, quindi una fase di transizione in cui però abbiamo la possibilità di avere una interlocuzione col nuovo governo di Dbeibah, al quale dobbiamo chiedere un impegno sicuramente maggiore, ma non dobbiamo farlo noi come Italia, deve essere l'Unione Europea che tratta questa tematica all'interno di una cornice comunitaria. Io mi auguro che in queste ore il Presidente Draghi faccia valere questo tipo di impostazione nelle discussioni che sono in corso al Consiglio europeo. Ecco, per quanto riguarda la condivisione degli immigrati che arrivano dalle coste del Nord Africa, ritiene che comunque la Commissione europea non abbia voluto ascoltare ancora una volta l'Italia? Beh, in questi anni mi sembra che hanno prevalso sicuramente non logiche comuni, ma egoismi dei singoli stati membri, soprattutto di alcuni stati, diciamo, dell'area nord dell'Unione Europea. Ripeto e ribadisco il concetto: l'immigrazione non può che essere un tema di portata comunitaria e su questo aspetto l'Europa sta veramente giocando il suo futuro. Bene, la ringrazio, grazie ad Alessandro Battilocchio di Forza Italia, responsabile immigrazione del gruppo parlamentare alla Camera.